Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV, un grave fatto di cronaca in apertura di questa edizione del nostro notiziario. Come vi abbiamo raccontato nell'edizione precedente a Gorizia, al parco Coronini-Kronberg, un ragazzo che partecipava ai centri estivi è precipitato in un pozzo che si trova all'interno del parco Coronini. Allora andiamo subito da Francesca Santini, che si trova proprio a Gorizia sul luogo di questa tragedia. Per gli ultimi aggiornamenti, Francesca, a te la linea. Sì, buongiorno, un altro aggiornamento da Palazzo Coronini a Gorizia, dove questa mattina un bambino di un centro estivo è caduto in un pozzo. Si tratta di un 12enne che frequenta il centro estivo dei Salesiani, di Gorizia. La giornata di oggi era appunto dedicata all'orienteering e nel bel mezzo di un gioco il ragazzino si sarebbe arrampicato sul pozzo che era coperto con una rete in metallo. La rete però avrebbe ceduto a causa del suo peso e sarebbe precipitato. Un pozzo molto profondo, privo di acqua, pare che abbia una profondità tra i 20 e i 30 metri. I soccorritori hanno cercato di chiamarlo, cercato di capire come stava, ma non hanno avuto risposta per diverse ore, quindi si sono dovuti calare nel pozzo. Sono presenti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e ovviamente gli operatori sanitari. Pare che le ferite riportate dal ragazzino siano state talmente gravi da non concedergli scampo. Al momento stiamo aspettando il sindaco Rodolfo Ziberna che sta rientrando a Gorizia dato che si trovava fuori città. Non abbiamo avuto conferme sulla sorte del malcapitato, quindi a breve speriamo di saperne qualcosa di più. Grazie, grazie a Francesca per questi aggiornamenti. Ovviamente nelle prossime edizioni, nel corso notiziari dei nostri notiziari, vi terremo informati anche sugli sviluppi di questo fatto di cronaca. E purtroppo non ce l'ha fatta il ragazzino di 14 anni di Porcia, che martedì scorso era stato trascinato via dalla corrente del fiume Meduna nei pressi di via Levade. Il giovane, assieme ad altri tre amici, si era tuffato, ma dopo essere riemerso è stato portato via dall'acqua. Gli amici che erano con lui hanno subito dato l'allarme. Il suo corpo era stato trovato un po' più a valle, in corrispondenza di un'ansa del fiume. Due giovani estranei al gruppetto di amici, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, hanno cercato di rianimare il 14enne con il massaggio cardiaco, riuscendoci. Il giovane era stato poi trasportato in ambulanza in ospedale, ma a distanza di una settimana il suo cuore ha cessato di battere. E andiamo a Trieste adesso, sempre per quanto riguarda la cronaca. Si cerca un giovane di 24 anni che è scomparso dal pomeriggio di ieri, Daniele De Filippi. La polizia ha diffuso anche alcune foto del giovane che vi proporremo nelle prossime edizioni del nostro notiziario. Le ricerche dei vigili del fuoco si stanno concentrando soprattutto sulla zona del Boschetto e sulla zona del Ferdinandeo. Andiamo avanti con la cronaca e ci spostiamo a Udine. Andiamo all'ex caserma Cavarzerani, da ieri zona rossa, dopo che tre migranti che erano stati portati negli ultimi giorni in caserma, migranti provenienti dalla rotta balcanica, sono risultati positivi al Covid-19. Questa mattina Monica Nardini è andata a raccogliere alcune opinioni, alcune voci tra i residenti in zona Cavarzerani. Sentiamo. Come sta vivendo questa situazione legata anche ai contagi rilevati Lo nella... abbiamo saputo ieri tramite i giornali, in realtà. Prima non ne sapevamo nulla, quindi speriamo. Loro escono sempre, quindi non so adesso come pensano di gestire la situazione. Li vedo comunque anche da ieri sera che uscivano comunque tranquillamente, È quindi preoccupata? direi abbastanza. Sì, siamo tutti residenti qua in zona, quindi sì. Speriamo che li tengano dentro più che altro, più per una sicurezza anche la loro più che altro, sì, non solo la nostra. Quindi
tutto qua. E come sta vivendo questa situazione? Ma boh, ormai noi siamo abituati, se possiamo usare un termine che in realtà non è carino, però è la verità. E in questo momento siamo preoccupati perché comunque in un periodo come questo, quindi col problema del Covid, secondo noi non è sufficiente quello che stanno facendo. Questa caserma è un colabrodo, scavalcano in ogni dove, quindi una pattuglia qua davanti o sul perimetro non è sufficiente, quindi sì, siamo preoccupati. Con la sua attività? Preoccupati, ma in generale, da cittadina, perché dopo aver fatto i sacrifici del lockdown e tutto, una regione con un numero bassissimo di contagi come la nostra, non si meritava una situazione come questa, che è a rischio, per come la vedo io. Anche lei come esercente qua nell'area? Come esercente lasciamo perdere, perché noi in questi anni abbiamo avuto un calo di lavoro, abbiamo avuto diverse problematiche, tante promesse mai mantenute, e adesso questo problema qua. Ma noi vediamo i ragazzi che scavalcano sempre comunque, quindi cioè, il problema c'è, è inutile far finta che non ci sia. La paura è questa, insomma, che in un momento come questo, in cui si cominciava un pochino a respirare aria un po' più serena, siamo punto a capo, semplicemente quello. Quindi mi auguro che ci sia un intervento, perlomeno un supporto dell'esercito, qualcuno che possa piantonare il perimetro di questa residenza in maniera efficace, perché così non lo è. Lei vive proprio qui, signora? Sì, che sì, lei. Sì, sì. Come sta vivendo tutta questa situazione? Insomma, un po' beh, adesso anche stanotte ho dormito bene perché ero circondata dai carissimi poliziotti che hanno fatto molto lavoro, correvano di qua, di là, perché insomma era un via vai impossibile. Di notte io mi sedevo fuori e dicevo, ma du lavano chi frusa chi store? Ma scusi se ho parlato friulano, ma so io. E dicevo, ma Dio, lo hanno di chiapparli su, perché loro saltavano, magari ho telefonato anch'io, e gli altri, i poliziotti, venivano, erano furbi, come comunque adesso speriamo che... Continuiamo con la cronaca, con i controlli dei carabinieri. La scorsa notte in Borgo Stazione sono stati denunciati 5 stranieri. Si tratta di 2 afghani, un pakistano e un egiziano dai 20 ai 30 anni e una donna bulgara di 52 anni per violazione del divieto di ritorno sul territorio comunale emesso dal questore di Udine. E ancora cronaca con un grave incidente mortale costato la vita a un ragazzo di Caorle, accaduto all'alba 90 di Piave. Sentiamo la cronaca di Rosario Padovano. Orribile incidente stradale questa mattina alle 8 a 90 di Piave, perde la vita un 32enne di Caorle, si chiamava Federico Battistuta e faceva il magazziniere. La famiglia è stata avvertita. La dinamica sembra chiara, ma ci sono punti che non tornano. Federico stava percorrendo la bretella di 90 di Piave per raggiungere il luogo di lavoro, quando a un certo punto è stato sbalzato dalla sua sella. Dai segni per terra pare sia andato fuori strada e poi sia rientrato, cadendo con violenza. Si ipotizza un guasto alla sua moto, una Kawasaki. Non c'è stato nulla da fare all'arrivo dei soccorritori. Battistuta viveva in territorio di Caorle, nella frazione di Ottava Presa, di fronte a Villa dei Dogi. Amava trascorrere il tempo in città. Sulla vicenda farà luce la Procura della Repubblica di Venezia. Grave incidente questa mattina attorno alle 6.30 anche a San Giorgio della Richinvelda, una fuoriuscita autonoma lungo la strada provinciale 6 in località Domanins. Per cause al vaglio dei carabinieri di Spilimbergo un'auto si è rovesciata nel fosso che costeggia la provinciale. Vigili del fuoco e personale sanitario giunto da Spilimbergo con un'ambulanza hanno stabilizzato il conducente che è poi stato ritrasportato in ospedale. Non aveva accettato la decisione della fidanzata di lasciarlo e rifarsi una vita con un altro uomo e se l'è presa proprio con quest'ultimo, perseguitandolo, minacciandolo e aggredendolo sia verbalmente sia fisicamente in più occasioni, in una delle quali brandendo addirittura un bastone, fino all'arrivo dei carabinieri di Aquileia che avevano sequestrato l'oggetto contundente e denunciato l'uomo per atti persecutori e porto di oggetti atti ad offendere.
vivere. Protagonista della vicenda un uomo di 59 anni di origine marocchina ma da anni residente in provincia di Udine, cittadino italiano, impiegato come buttafuori in alcuni locali notturni. I fatti risalgono al periodo compreso tra maggio 2017 e febbraio 2018 e sono avvenuti tra Aquileia e Cervignano. La vittima, un 50enne del luogo, aveva sporto denuncia e fatto avviare le indagini. Al termine del processo, il Tribunale di Udine lo ha condannato a un anno di reclusione. Con la cronaca andiamo adesso a Villa Santina, in Villino per la precisione, dove nella notte un pauroso incendio ha causato seri danni alla tessitura carnica. Sentiamo la voce del proprietario dello stabilimento, raccolta da Monica Nardini. Vediamo la devastazione, ci riassume quello che è successo nella nottata. Questa notte alle circa l'una ho ricevuto una telefonata dei miei vicini che mi hanno avvisato, vieni di corsa, che sta bruciando la tessitura. E io mi sono precipitato qui logicamente, ma ormai il fuoco era, sì, c'erano già i vigili del fuoco, c'era il pronto intervento, è stato efficientissimo. Però purtroppo, probabilmente anche per il contenuto, ma probabilmente non ci si è accorti prima e le fiamme ormai avevano, più che altro gli interni, che tutti gli arredi, tutto quanto, i macchinari, ormai, cioè, io vedo, è tutto bruciato, insomma. Adesso si sta cercando di risalire all'origine del rogo, non si certamente hanno adesso il vigili del fuoco, la procura farà le indagini relative. Per il momento abbiamo il capannone sotto sequestro cautelativo, logicamente. E cercheremo di far luce, ma ciò non toglie che comunque il lavoro di una vita in poche ore se n'è andato. Noi per indole, per carattere, insomma, non ci spaventano le cose. Logicamente le vicende passate e tuttora in corso di questo fermo globale, come tutti, ci avevano messo anche in difficoltà. Abbiamo cercato di riconvertirci per lo stretto tempo necessario per dare una mano alla Protezione Civile, proprio con questo intento. Abbiamo prodotto diverse mascherine, non dico quante perché comunque non è la sede, ma ci siamo dati da fare giorno e notte, pensando anche di fare un'azione per la popolazione, mantenendo anche un prezzo di vendita direi assolutamente a livello di costo, e quindi non siamo stati fermi. Adesso invece mi sa che per un po' ci dovremo fermare. E c'è stato un incendio anche all'impianto di compostaggio di Moraro. Alcuni operatori hanno notato del fumo fuoriuscire da una delle presse utilizzate per comprimere i rifiuti. Così hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia. Non ci sono stati feriti e i danni risultano limitati al macchinario. Restano da chiarire le cause di questo incendio. Sanità in piazza questa mattina a Trieste. 500 persone si sono riunite per partecipare a questa manifestazione indetta dai sindacati confederali della sanità e dei pensionati di CGIL, CISL e UIL. Chiedono un confronto immediato e non prorogabile con i vertici della regione, il presidente Fedriga, l'assessore alla salute Riccardi. Non è accettabile, hanno detto i sindacati, che le politiche regionali sulla sanità continuino a venire calate dall'alto senza alcun confronto né sulla gestione dell'emergenza né sulla gestione del personale e delle liste d'attesa. Il ritorno del caldo non ha impedito una partecipazione massiccia sia dal capoluogo regionale sia dalle altre province, con almeno appunto 500 persone ad animare il presidio davanti alla sede della giunta regionale. Tra le richieste, un grande piano di rilancio delle assunzioni, il rafforzamento dei servizi territoriali come condizione per garantire il ruolo della sanità pubblica come presidio irrinunciabile del diritto alla salute e il recupero del pesante arretrato accumulato su diagnostica, interventi ed esami nell'ambito di una strategia di abbattimento strutturale delle liste d'attesa.
E a proposito di sanità, ieri l'ospedale di Palmanova ha annunciato l'avvio di una serie di interventi di protesica e artroscopia. Una novità importante per il futuro dell'ospedale di Palmanova, che nei mesi scorsi è stato in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Qualcosa si sta muovendo all'interno del nosocomio di Palmanova, ha detto il sindaco della città stellata, Francesco Martinez, ma il super ospedale promesso è ancora lontano. Speriamo che il prossimo tassello da affiancare all'attività programmata, ha detto ancora il sindaco, sia quello dell'attività d'urgenza, perlomeno ortopedica, per decongestionare Udine e la Tisana, la prima per il grande numero di interventi, la seconda per i mezzi limitati a disposizione. Abbiamo a Palmanova un blocco operatorio all'avanguardia, ha detto il sindaco, recovery room e reparti di degenza attrezzati che vanno sfruttati per offrire ai pazienti servizi migliori. Queste le parole del sindaco di Palmanova, Francesco Martinez. E adesso torniamo a collegarci con Francesca Santoro, che si trova da Gorizia e ci chiede la linea per gli aggiornamenti sul grave fatto di cronaca di cui abbiamo parlato in apertura di questa edizione del nostro notiziario. Un bambino, un ragazzo caduto all'interno di un pozzo del parco Coronini-Cromberg. Francesca, a te la linea. Sì, un altro aggiornamento perché c'è l'ufficialità di quello che fino adesso avevano solo lasciato intendere in quanto è arrivato il medico legale, quindi il 12enne che è caduto nel pozzo nel parco di Palazzo Coronini questa mattina non ce l'ha fatta. Sono arrivati in questo momento anche il sindaco Rodolfo Ziberna, accompagnato dall'assessore comunale al welfare Silvana Romano, si sono recati sul posto dove però noi non possiamo avvicinarci, insomma si stanno informando con le forze dell'ordine e con i soccorritori su quello che è accaduto. Presenti anche molti dei responsabili, degli animatori del centro estivo salesiano, come potete immaginare sono tutti distrutti da quanto accaduto. Grazie allora a Francesca Santoro, una notizia che sicuramente crea sconcerto non solo a Gorizia ma in tutta la regione. Un gravissimo incidente costato appunto la vita a un ragazzo che partecipava a un centro estivo e che è precipitato in un pozzo. Vi aggiorneremo anche su tutti gli sviluppi di questa vicenda nel corso delle prossime edizioni del nostro TG. Ci collegheremo ancora con il capoluogo isontino, con Francesca Santoro, nella prossima edizione del notiziario alle 16. Per il momento ci fermiamo qui e buon proseguimento di giornata.